Un massiccio attacco informatico iniziato la mattina di venerdì 8 dicembre sta mandando in tilt diverse strutture della pubblica amministrazione italiana, coinvolgendo anche circa 300 enti locali. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo hacker russo Lockbit, che secondo quanto riporta l'ANSA avrebbe avanzato richieste di riscatto in criptovalute. Sotto attacco amministrazioni centrali, comunali, provinciali in tutta Italia che si avvalgono dei servizi Westpol, la casa di sviluppo la cui infrastruttura cloud è utilizzata dalla società Va Digitale, che a sua volta fornisce servizi di gestione digitali, demografici, anagrafici, pagamento di stipendi ai dipendenti comunali a circa 1300 realtà della pubblica amministrazione italiana, tra cui 500 comuni, alcune province, diverse unioni di comuni, comunità montana ed enti, tra cui l'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Autorità Anticorruzione. Tra i prodotti forniti e ancora bloccati ci sono i sistemi di rendicontazione di buste paga e fatturazione elettronica. Il rischio è che in alcuni casi i dipendenti potrebbero vedere slittati i pagamenti di stipendi e tredicesima, non si sa per quanto. Da quanto emerge da fonti vicine alle indagini, al momento si stanno ancora calcolando i danni del virus. Quello che si sa è che Westpol è riuscita a ripristinare il 50% dei propri sistemi, il restante 50% che preoccupa. La CN parla di ripristino lento, difficile, non si sa bene quando potrà essere ripristinato il resto.